Per una spesa facile e veloce, basta un click. Quiconviene.it, la tua spesa online. Pranzi al lavoro? Pranza da Marbi. Il tuo pranzo gourmet al costo di un panino, a soli 8 euro. Marbi, ex Nunnari. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. È l'ora di un signor caffè. Caffè Borbone. Solo da Mancuso. Cialde a 13 centesimi. Capsule a 17 centesimi. Via La Farina 40, pressi Hotel Royal. Vuoi sentirti unica? Pilgrim Bijou. Occhiali da sole, orologi, accessori in oro e argento che ti rendono speciale. Corri in negozio per ottenere il nostro sconto di benvenuto. Tutti, cosa prepariamo oggi? Su suggerimento di Antonio Grasso, questo piatto si chiama prosciutto e melone sbagliato. Andiamo subito a noi. Faremo una fonduta di gorgonzola, quindi utilizziamo il gorgonzola dolce. Aggiungiamo panna, crema di latte fresca, quindi quella utilizzata in cucina senza zuccheri e altro. E frulliamo col nostro mini pimer. Consistenza perfetta di crema, assaggio di gusto, va bene così. La mettiamo da parte e passiamo al melone. Scegliete un bel meloncino rosso. Lo tagliamo a metà. Togliamo tutti i semi. Sembra buono, ho scelto bene, sembra molto dolce. Vediamo, ci aiutiamo con lo scavino. Ed ora che arriva il caldo abbiamo tutti bisogno di ricette molto fresche e soprattutto molto veloci. Non ci va di stare ai fornelli, quindi privilegiamo molto la frutta. E ricette fresche. Allora, realizziamo con lo scavino delle palline di melone. Le appoggio qui sulla base. Dove c'è anche il melone. Procediamo così a scavare il melone. Come vedete ho scavato tutto il meloncino, questa è un'idea simpatica, è utilizzarlo come contenitore sia per le vostre per esempio insalate di frutta, anche con prosciutto crudo, per l'estate è un'idea molto carina da servire a tavola, oppure anche volendo per questa ricetta. Intanto noi proseguiamo e mettiamo in un contenitore la nostra fonduta di gorgonzola dolce. Passare così. Ok, le nostre palline di melone a questo punto le avvolgiamo dentro il prosciutto crudo, creiamo dei pacchettini e li adagiamo sopra la fonduta, quindi un pacchettino con sorpresa e poi per un classico rivisitato che è appunto melone e prosciutto. Procediamo così. Aggiungiamo delle foglioline di salvia e il nostro antipastino è pronto. Prosciutto e melone sbagliato. Alla prossima ricetta. Ciao! Con la partecipazione di Molini Riggi, cereali biologici, pasta e farine eccellenti.